Detto questo, su questo argomento parlerà Sergio Landi, poi io interverrò su altre questioni di lavoro e di cose che mi sono arrivate via messaggio su internet da poco, che sapevo già, ma ora poi ancora peggio, ancora più scandaloso. Comunque a tempo di lascio parlare ora Sergio Landi sul discorso di internet. Della rinascita dei rimorsi. Perché il testo della petizione, nella sua semplicità e stringatezza, diciamo che parla da solo. Abbiamo chiesto un incontro con le forze politiche perché la questione dei vaccini è una questione che riguarda la città. Noi chiediamo, sulla raccolta firme per la petizione, una collaborazione da parte di associazioni, persone, forze politiche che potranno, se vorranno, personalizzare la raccolta delle firme e in questo modo partecipare alla consegna alle autorità che sono variamente interessate alla questione. Ovviamente, nella loro autonomia, le forze politiche poi svilupperanno le loro iniziative su questo argomento. Perché la petizione, che cos'è la petizione per lo sblocco della gara dei vaccini? La prima ragione per cui abbiamo promosso questa petizione è che lo sblocco della gara dei vaccini rappresenta uno dei 9 punti pubblicati sul Tirreno, ma anche sul gruppo Facebook Vertenza al Giorno, che a nostro avviso sono decisivi, essenziali per far uscire la città dalle secche e creare lavoro. Ovviamente ci sono punti di più lunga prospettiva e alcuni punti che sono, come dire, un po' sul tavolo operatorio. Uno di questi è la gara dei vaccini di drenaggio, l'altro ad esempio è il programma di Invitalia per lo sviluppo industriale. Quindi questa è la prima ragione, è uno dei 9 punti su cui il gruppo Vertenza Livorno si impegna e si batte per far uscire Livorno dalle sedie. La seconda ragione è che la questione bacini, l'area, il settore bacini di carenaggio e più in generale navalmeccanica, rappresenta un comparto ad alta intensità di lavoro. Anche perché il capitale fisso per le strutture pubbliche esistono già. Due settimane fa l'ANSA ha pubblicato una notizia che si trova anche sul sito dell'autorità portuale di Gioia Tauro, che dice che l'autorità portuale di Gioia Tauro, porto in difficoltà, ha cambiato il piano regolatore proprio per prevedere la realizzazione di un nuovo bacino galleggiante di 300 metri di lunghezza. Ovviamente inserito nel contesto dell'attività portuale che prevede un potenziale di occupazione di 300 unità. Quindi la seconda ragione è che è una potenziale fonte di lavoro importante per una città che soffre la mancanza di lavoro. La terza ragione è che non è che cerca di inventare qualcosa, da programmare o da progettare qualcosa. È in corso, è un argomento, è qualche cosa che è presente in città. Tant'è vero che la gara fu lanciata nello scorso anno, poi conosciamo i motivi dell'interruzione, ovvero del sequestro da parte dell'autorità giudiziaria, ma è un argomento vivo, presente. Purtroppo è una di quelle cose che in questa città partono sempre e non arrivano mai alla fine. Io ricordo che nell'assemblea nella quale lanciamo 7 punti, poi diventati 9 alla Camera di Commercio il 23 di novembre, da cui intervennero Romiti, il segretario dell'autorità portuale e Monsignor Giusti, il vescovo sottolineò fortemente questo aspetto. Anche con l'invito, fatevi sentire. Questo è un invito però che noi non rivolgiamo solo a noi
noi stessi, ma che rivolgiamo alla città, alle forze politiche, alle associazioni e anche alle organizzazioni sindacali, perché in tutta quell'area caratterizzata da una concessione provvisoria da 10 anni, qualche volta c'è del mistero. Nessuno sa che cosa succede. Certo, si lavora, ma sembra che i contenuti del lavoro, la qualità del lavoro e compagnia cantante siano anche ignoti alle stesse organizzazioni sindacali. Allora, noi riteniamo che l'avvio, la ripresa della gara possa essere una occasione utile, un'opportunità, un segnale giusto anche per dare al discorso del prolungamento della mobilità, il respiro per arrivare ad un lavoro, un contenuto concreto, perché obiettivamente i tempi per acquisire nuovo lavoro e quindi far uscire i lavoratori dalla cassa integrazione dalla mobilità non sono brevi, e se si continua di rinvio in rinvio, lo status quo produce la morte definitiva della città. La quarta ragione è un fatto concreto, che noi abbiamo segnalato fin da febbraio dello scorso anno alle forze politiche, il Consiglio regionale, che il 2 marzo hanno approvato una mozione che poneva il problema. Una mozione che impegnava la Giunta e il Consiglio regionale ad adoperarsi per lo sblocco della gara, una mozione che è passata al Consiglio regionale con l'astensione del PD, ma è passata, che ha visto il voto unanime di tutte le forze di opposizione, ad eccezione del Movimento 5 Stelle che non ha partecipato al voto. L'ultima ragione è che bisogna pur uscire dalla provvisorietà e dalla precarietà. Allora noi non interveniamo, perché non è il nostro compito, nel merito dell'articolazione del bando della gara. Non ci spetta. A noi ci spetta dire che questo è un punto chiave per la possibile ripresa del lavoro e dello sviluppo della città, e è questione su cui una delegazione di Vertenza Livorno, che ha incontrato per 2 volte l'autorità portuale, ha sollecitato la stessa autorità portuale ad inserire nella lettera di invito una clausola cogente di salvaguardia per il lavoro livornese come condizione di merito e di valutazione, al di là e oltre al piano industriale, del risultato dell'opera. Quindi questa iniziativa segue la mozione approvata dal Consiglio regionale a marzo dello scorso anno, segue gli incontri che sono stati resi pubblici anche sulla stampa, che una reazione di Vertenza Livorno ha avuto a più riprese con il presidente dell'autorità nazionale. Segue l'iniziativa del 23 novembre a cui hanno partecipato i soggetti a cui ho fatto riferimento, che è stata la base per lanciare i punti del rilancio di Livorno, ma dà una risposta anche, noi l'abbiamo letto sul Tirreno, al sindaco di Livorno, il quale fa parte l'affermazione che non si occupa di lavoro, ma forse è una puntata caduta così. Poi dice che è l'unico che si impegna e si occupa dello sblocco dei bacini. Bene, ci fa piacere che il sindaco e il comune si impegnino per lo sblocco dei bacini. Noi siamo a dare una mano. E con la petizione noi diciamo che questo problema non riguarda solo l'autorità portuale, non riguarda solo gli addetti ai lavori, ma riguarda tutta la città, perché è un problema della città, e su questo problema della città, a cui chiediamo un concorso, un contributo o di collaborazione o autonomo dei partiti, noi stiamo dando una mano. La raccolta delle firme è cominciata, non si ferma qui,
perché ci dovremmo incontrare anche con i sindacati, ci incontreremo anche con le associazioni dei commercianti, perché è giusto lamentarsi che il commercio non va, ma il commercio non va e i consumi non crescono perché non cresce il reddito e perché c'è non più lavoro ma meno lavoro, insomma il circuito è abbastanza chiaro, e andare al nodo del problema, al di là delle polemiche e delle responsabilità, che ora in questa fase non ci interessano, a nostro avviso è un fatto chiaro e un fatto concreto. Queste sono le cose che io volevo dire, per sollecitare appunto un vostro contributo, anche di idee di altre iniziative, ma anche e soprattutto un contributo di sostegno alla mozione, che facendo riferimento semplicemente alla mozione del Consiglio regionale, quindi approvata dal Consiglio regionale, sollecita e chiede a tutte le istituzioni e le autorità interessate di operare e sbloccare le procedure per la gara dei bacini. Questo è il senso molto semplice e molto concreto, credo, di un'iniziativa che va al cuore di un problema, purtroppo di uno dei tanti problemi che sono partiti, che si sono arenati, che continuano a essere esposti a rinvii, qualche volta comprensibili, qualche volta meno comprensibili, e su cui purtroppo la città continua a segnare il passo e avere il fiato pesante. Noi ci siamo in campo per dare una mano al lavoro, ai lavoratori, ma per dare una mano anche alla città, perché in questo contesto tutto si tiene. Nessuno da solo riesce, come dire, a ottenere risultati che siano apprezzabili, apprezzabili poi per, quando dico la città, dico le famiglie, i lavoratori e tante famiglie che si trovano in crescenti difficoltà. Grazie e a